Tra le date importanti che riaprono gli spettacoli alla Civitella si parte questa sera con Battista, con il comico Battista, e poi due date domani e dopodomani di musica di qualità, 21 e 22 luglio. Dopo 2 anni di stop forzato ripartiamo finalmente questa sera con una grande rassegna all'Arena Civitella. Ci piace tornare in questa struttura che ci ha ospitato nell'arco di tutti questi anni con grandissimi eventi. La rassegna di quest'anno prevede tre tipologie di show abbastanza differenti tra di loro, anche per abbracciare un pubblico il più eterogeneo possibile. Quindi, appunto, come dicevi tu, partiamo con Maurizio Battista, quindi Cabaret è un grandissimo nome della comicità nazionale che vedete spessissimo su Sky e su tante televisioni, e ci teneva tantissimo a venire all'Arena Civitella, dove è presente per la prima volta, quindi è uno show assolutamente imperdibile. E vi aspettiamo tutti, appunto, questa sera. Domani sera un ospite internazionale. È incredibile riuscire ad avere intercettato una delle pochissime date per il territorio italiano disponibili. È Laura Pergolizzi, in arte LP, quindi origini italianissime, un'artista che non ha bisogno di presentazioni, dischi in testa alle hit parade mondiali per tantissimi anni, anche qui una delle pochissime date italiane, l'unica sulla costa adriatica, e ci sono ancora dei biglietti disponibili, quindi assolutamente e vi aspettiamo, perché vi garantiamo che dal vivo è un artista assolutamente imperdibile. Grande attesa infine per l'ultima data di venerdì 22 luglio, quando saliranno sul palco Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Partono con questo tour il 18 luglio dallo Stadio Olimpico, dove è stato un successo clamoroso. Le date sono state delle date in tutta Italia sold out, questa è già sold out da 2 mesi, e sono due artisti, appunto, come dicevo, che non hanno bisogno di presentazioni, e veramente uno show attesissimo. Ma non sarà finita qui, perché stiamo lavorando anche per un appuntamento per chiudere la rassegna estiva, e speriamo fortemente di riuscirci per portare ancora qualcosa a settembre. Chieti torna a essere protagonista di grandi eventi con artisti internazionali, migliaia di persone parteciperanno a questi eventi, con evidenti e concreti benefici per l'economia del centro storico legato alle strutture ricettive e alle attività commerciali che già hanno il sold out nelle prenotazioni e nelle partecipazioni, appunto, da parte del pubblico che sarà presente in questi 3 giorni a questi grandi eventi.